Radio Radicale, siamo con Rossana Boldi della Lega per parlare con lei della cosiddetta quarta dose e anche di come si parla di questa quarta dose. Allora, si parla della quarta dose soprattutto per gli immunodepressi. Però ci sono state delle dichiarazioni di Ricciardi che hanno fatto discutere molto sulla quarta dose da fare per tutti nel periodo autunnale. Allora, le volevo chiedere, insomma, se era rimasta sorpresa di questa cosa o, visto l'andazzo delle prime tre dosi, lei si aspettava che, diciamo, dopo un periodo di tregua si parlasse anche di quarta dose. Allora, io delle dichiarazioni del professor Ricciardi non mi stupisco più. Devo dire però che l'EMA mi sembra stata molto chiara nel dire che la quarta dose va assolutamente riservata soltanto a pazienti fragili, immunodepressi. Addirittura l'EMA era andata un po' più in là, dicendo che si faceva ed era doveroso farla dopo un controllo sierologico per vedere il livello anticorpale, però non addentriamoci. Separerei le due cose, cioè nel caso di individui non immunodepressi e non fragili, trovo sbagliato parlare di quarta dose. Si potrebbe parlare eventualmente di un vaccino annuale come quello che viene fatto per l'influenza. Comunque, sicuramente non obbligatorio e sicuramente ognuno deciderà come viene fatto per l'influenza, se sottoporvisi o meno, e comunque con un vaccino diverso dal vaccino che stiamo usando adesso e quindi realizzato all'uopo. Allora, il ministro Speranza è d'accordo con Ricciardi? E questo non lo so, Ricciardi è il suo consulente, immagino che prima di esprimersi in questo modo ci sia un confronto, però non mi pare di aver letto ancora dichiarazioni del ministro Speranza esaustive su questo argomento. Allora, lei è d'accordo per smantellare la struttura, diciamo, per le vaccinazioni? Sì, ma mi pare che si stia già facendo. Dovrebbero rimanere soltanto, a parte alcuni hub vaccinali, a carico delle ASL e dei medici di base. Cioè, finita l'emergenza, e pare che fortunatamente l'emergenza sia finita, e con il 91% di italiani vaccinati, credo che sia una scelta giusta. Senta, secondo lei quindi non c'è nessuna, diciamo, dubbio sul fatto che dal 31 marzo finirà lo stato d'emergenza? Allora, noi proprio in questi momenti stiamo discutendone in Commissione Affari Sociali all'interno del decreto legge 1 del 2022. Noi abbiamo presentato un emendamento che proprio dice chiaramente che il 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza finisce, non verrà più prorogato. Ma non solo, che con la scadenza dello stato d'emergenza si porterà dietro nella sua scadenza anche il Green Pass. E quindi anche l'obbligo per gli No, over 50. no, è una cosa diversa, sono due cose separate. Ho capito. Ci saranno sorprese per il decreto vaccinazioni e il suo modo di vedere? E non lo so, ne stiamo parlando. A questo punto, noi facciamo questa proposta e non è detto che venga accolta dal governo, anzi, fino a questo momento il governo ha dato parere negativo, però io credo che sia invece giusto dare agli italiani una prospettiva, proprio vedendo l'andamento della pandemia e il buon esito della campagna vaccinale, perché credo che gli italiani debbano avere una prospettiva di libertà e di ritorno alla normalità, tanto più che ormai siamo circondati da nazioni europee che hanno già superato tutto questo o stanno per superarlo tra la fine di febbraio e i primi di marzo. Quindi lei lo farebbe un Freedom Day come sta facendo Boris Johnson nel Regno Ma Unito? insomma, Con la regina malata. no, vabbè, insomma, magari terrei un profilo più basso. Ho capito.
L'ultima cosa, avete paura a fare delle modifiche dopo quello che è successo, a proporre delle modifiche dopo quello che è successo per, diciamo, il decreto mille proroghe? Pensate che si arrabbi qualcuno? Ma guardi, io credo che col decreto milleproroghe semplicemente il Parlamento abbia svolto Il il suo suo lavoro. ruolo e abbia fatto il suo lavoro. Credo che nessuno si debba offendere, anche perché alcuni argomenti toccavano questioni che non sono all'interno di quel programma per il quale tutti ci siamo detti disponibili a fare questa larga coalizione, eccetera. Il Parlamento lavora, esamina, propone, fa emendamenti e il Consiglio dei Ministri non è un consiglio di amministrazione, è un Consiglio dei Ministri che poi deve passare attraverso il vaglio parlamentare. Grazie come sempre a Rossana Grazie a lei. Boldi della Lega.